Salve a tutti ragazzi, io sono Eric Io sono Omar. e siamo pronti per fare un'altra maratona. Esattamente. Come avrete visto dal filmato precedente, che avevo messo immagini domenica, abbiamo perso i dati della maratona che avevamo fatto prima. Quindi abbiamo solo i dati dall'1. E ora che dobbiamo cominciare il 2, lo rifaremo. Sì, altre belle 48 ore a registrare. Cominciamo. Mi chiamo Desmond Miles e sono un prigioniero di guerra. Una guerra di cui ignoravo l'esistenza, fra due fazioni che non immaginavo reali: i Templari e gli Assassini. L'Animus mi ha mostrato la verità. Quello che ho visto, quello che sono stato. 1000 anni di storia che mi scorrono nelle vene, riportati in vita da questa macchina. La usano, anzi mi usano, per trovare qualcosa. La chiamano la mela. È un manufatto, uno dei tanti cosiddetti frutti dell'Eden. I Templari li vogliono. È così che mantengono il potere. E se i Templari ne trovano un altro, beh, cambieranno parecchie cose. Vogliono renderci tutti schiavi. Quando mi portarono qui, all'inizio avevo paura di cosa sarebbe successo se avessi reagito. Ora ho paura di quel che accadrà se non lo faccio. Ma non posso riuscirci da solo. E forse non dovrò farlo. Ho conosciuto una ragazza, Lucy. E credo stia dalla mia parte. Ma adesso non c'è. Se l'è portata via quel bastardo, Warren Vidic, e i suoi padroni templari. Non so cosa le succederà o cosa succederà a me. So solo che devo uscire di qui. E devo farlo alla svelta. Mi chiamo Desmond Miles. E questa è la mia storia. Ok, perfetto. Cosa? Boh. Cioè, ok. No, non so. Dobbiamo andare. Andiamo andare. Lucy, dove sei stata? Perché ti hanno... Ora! Detto! Dato! Subito con le tue cose. Hai visto lo sangue sulla maglietta? Oh, cazzo! Cosa? Sai? Cos'è quel sangue? Sei ferita? No, 10 minuti. Forse prima che scoprano cosa ho fatto. Prima di allora non siamo fuori di qui. Cosa? Che ne dici? Desmond, prima di che rifiuterà tutte le domande. Dopo, ma adesso abbiamo bisogno che tu stia zitto e faccia quello che dico io, penso. Dico. Quindi, per favore, entra là. Per favore. Va bene. Per comunque questo. Muoviti, Desmond, veloce! Ma sto facendo un attimo! Qualunque tasto prende quello. Scusa, che cazzo? Qualunque tasto prende quello. Viaggio nel multiverso. Sono 117 tempi, ragazzi. 116, confidenziale. Ma che bello. Come ti chiami? Confidenziale? No. Corrispondenza ricordo trovata. Accesso al ricordo in corso. 3 puntini. La Madonna, tutti che urlano qui. Spingi! Di nuovo! Te lo sparo in bocca? Sì, però! No. Oh, che bellino! Che maschio! Oh, che bello! No, adesso addosso! È brutto! Oh, amore mio, mi spiace, mi dispiace! Ero in banca quando mi avevo avvertito, sono andato troppo tardi. Dall'ome. 9 anni! Shh, amore mio, va tutto bene. Tu sei un auditore, sei un combattente, perciò combatti! Mi sono picchiato. Non mi ricordo qual è, però, ok. Dovrebbe essere destro, forse. Le gambe. Forse spazio, sicuro. Perfetto. Ma non nuda. No.
E l'altra? La shit. Vabbè, perfetto. Non mi ricordo neanche i tasti. Okay. Siamo armata, sono sicuro. E questo. E il Benghi, forse. Fuà. Senti qua, che razza di polmoni! Sì. Che nome di te, amore mio? Ezio! Ezio Auditore! Anza! Faccio peggio. Di nuovo questo viaggio nel tempo. Alzati, veloce, veloce, alzati, veloce, sai tu. Scusa! Mi siamo un secondo. Non c'è tempo adesso, dobbiamo andare. Adesso guarda, scusa la porta, veloce, dai, forza. Sto correndo, ok, sto correndo davvero adesso. Tocca anche aspettarti. Dai. Stiamo davvero uscendo da qui? Stiamo uscendo di qui davvero? Qualcosa. La storia. Sono io o sei tu? Non sento. Sta vicino. Ehi, non siete autorizzati a stare qui. Vabbè, io faccio solo. Aprite la porta. Siamo rinforzi. Dobbiamo la ricerca, ripeto, se la violazione della ricerca, diamo rinforzi da tutti i personali di sicurezza disponibile, vedete che sono armati! Eccoli lì, fateli scappare! Minchia! Quando ha le sue cose non toccate russi! Oh cazzo! Ah sì, molto. Scusa, volevo toccare il letto. Ma guarda che posto. Credo che ha detto così. Siamo in ascensore da soli. E le telecamere? Ci ho presentato io, mostro una vecchia ripresa. Come credi che abbia nascosto la voce di tutte le sue esplorazioni notturne? Sei in gamba? Così mi dicono. Ha preso il modo di educazione alla 1100. Eh sì. Ci si gira. Ricordate, per essere educati, girate quando uno vi parla. Posizione da così. Ma ci vuoi dire? Dobbiamo raggiungere l'ascensore dalla torre della sala. Stammi dietro, ma occhio a quelli della sicurezza. Evitiamo di scongiurare, ok? No! È quello che dico io. Corre. Sì, mi sa che è meglio ascoltare quello che dice. Tra la destra. Sì. Quello è un animus. Ok, cacca, non corre così tanto. Ok, sto. Ma quanti ce ne sono? Tanti. Oddio. Stai con me. Sei come? Sto con te, tranquillo. Si dice gli animus. Si dice gli animus o gli animi? Tu che cosa dici, Lucy? Lucy? Ma sei scemo? Desmond. Così, fai silenzio. Sei scemo, Desmond. Forza. Carta, numeri a caso. Ci sono soltanto un miliardo di possibilità, ma soprattutto c'è un altro sistema e non un codice. Aspetta, io sono magico. Merda. Quante combinazioni ci sono? Da 4 di allora 4 numeri si fa 4 alla quarta, quindi 4, 16, 64, 296. Minchia, che cos'era? No. Che culo! Anche se mi sembra. E cos'è quello dell'animus soggetto? Credo che ci siamo sbagliati, ecco perché dobbiamo uscire di qui. Vedi che i templari sono solo una parte del problema. E che vuoi dire? Te lo spiego una volta arrivati. Arrivati dove? Perché non parli? Oddio. All'attacco! Mi spacco la. Se mi prendo, mi spacco la faccia. Aia. Colpino. Cazzo. Tutti quanti. Ah! Non si può fare il contraccolpo? Non si può fare. Tu attacca. Tanto non ha la vita, quindi. Ma se vuoi come? Io non ho vita, non prendo niente. Ma quindi vi do un pugno, poi parla. Bravo. Mamma mia. No. Aia. Super colpino lì. Ah, yeah. Vai, dai, siamo da soli, solo io e te, gli spacco la faccia. Guarda, ne ho fatto fuori uno, Lucy, ok. Yeah.
Che bella macchina. Entra. Scherzi? È bello tuo impronta. Uffa! Ci siamo quasi. Muore. Adesso andrò a buttare la macchina nel lago. Perché? Cosa? Perché a me? Poverino. Anche se non sento che ci siano le luci lì. Perché il cofano non ha le finestre. Ai ai ai, Ubisoft. Aia. Che ha fatto male allo stomaco. Non tirano dei pugni molto forti, lo so. Grazie davvero, fantastico. Essere ficcato nel magagliaio e sballottato in giro. Di qua. La tua ricompensa sul tetto. Che bello. Cioè, ti pareva? Se c'è lo aiuto. Che qualcosa è un'altra cazzo tesoro nel passato? L'abservo vuole sostituire la mena dell'Ene. La mappa che hai trovato ne è prova. E assassini faranno il possibile. Dovunque sia possibile. Ma Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra adesso. I tentari sono troppo potenti. Ogni giorno subiamo perdite. Perdiamo meglio ogni giorno. Troia. Ancora non capisco. Cosa c'entro io? Vogliamo addestrarti, farti diventare uno di noi. Muore anch'io. Cosa? No. Tu mi hai visto in azione. Io non sono capace e anche se fossi, non lo farei. No, non con l'effetto smosso. Non con l'effetto smosso. Lo faresti lo stesso. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco perché l'hai trovato. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio? Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui, proprio come ha fatto lui. Okay. Anni di addestramento subiti in pochi giorni. Adesso prendiamoci in metà corridoio. Aspetta. Metà corridoio. Attimo. Senti, c'è ancora dell'altro quando vuoi aspettare. Fidati, ok? No, va bene, ti so. Dimmi cosa ti serve. Davvero? Sei sicuro? Un bacino. Pensavo che ti avrei fatta felice. Scusa, sono solo un po' sorpresa. Mentre evitavo, posso tutto il tempo a pensare a come convincerti. Guarda quello che. Quello che mi ha fatto passare qui bastanti. Sono pronto, motivato e deciso. Dopo quello che mi ha fatto passare qui bastanti. Grazie. Ok, mai più. buongiorno. Ciao. Lucy, ce l'hai fatta. Sì, ti entro nella testa. Dio. Quanto tempo? Davvero, ben tornato. Lucy deve essere famigerato a soggetto 17. Desmondaio, giusto? Sì, giusto, sono Desmondaio. Ma voi chi siete? Scusa, anche me è arrivato. Sono Sean Hastings e lei Rebecca Crane. Molto piacere, Desmond. Bene, piacere di considerazione, bisogna vedere il lavoro. In questi giorni abbiamo preso. Hai lavorato tutto, Lucy? Quando posso parlare anche io? Senti, sì, una cosa, vorrei vedere da che dico mi ha dallo stergo. Wow, io continuo, what the fuck? Le copre hanno più, li butto sul codice di cemento. Non buttare cose, Rebecca Craig. No, ho parlato tanto, veramente. Andiamo nel lago! Andiamo! Sì, io vorrei entrare nella Parla con tutti. Che coglioni! Ciao, adesso come va? Mi stavo chiedendo, qual è il tuo ruolo qui? Prendo cura di Baby, facciamo modo che funziona dove è. Baby? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che Baby è due volte più spettacolare di qualsiasi cosa ci sia all'abstergo. I Templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, quello che cosa facciamo? Facciano, io lo faccio meglio. E in più in fretta. Qua, comunque, quando sei venuto ci ritiriamo, devo ancora fare un okay. Ho detto una frase io, praticamente. Proprio. Grazie. Ciao, senti. Volevo solamente dirti grazie e che mi dispiace. Per cosa? Beh, sai, per prima, lì all'abstergo, è che, insomma, minchia parlo, non ero pronto, appena la prima volta. Ma dopo quello che è passato, saprei che i Templari esistono ancora, quello che progettano. Ciò che è fatto, adesso sei qui, ed è quello. Mentre ti guardo il pettorale destro. Sono il mio pettorale destro, ma sinistro non tanto, ma quello destro. Vabbè, ok.
animo è più simpatico. Ah! A che serve sta roba? Questa roba, Esmone, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce tutta la superazione della puttana. Lavorarci che non ha grande concentrazione. Quindi mi scuserai se non è tempo di giocare agli indovinelli. Ah, è tipo una pubblica speciale. Sarà accanto a me mentre sei nell'animus. In quel cova di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nella database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo una database, però fornisco anche supporto tattico agli altri assassini, sai, Desmond, quelli che stanno là fuori per davvero sul campo a rischiare la vita e roba del genere. Sei simpatico come veramente una merda. Povero Sean. Sean, è vero, non mi ricordavo. Sean, no. Sean. E questa come funziona? No, no. E ti pareva. Ah, dai, in Vienna, va bene. E che sono quante? Sean! L'essere